Ciao, sono Stella e insieme a Lucia vi accompagneremo a visitare il nostro nido. Il nido Pollicino si trova nel quartiere 1 della città di Firenze, in Viale Ariosto numero 18, vicino alla Porta Sanfrediano. Accogliamo 45 bambini e bambine dai 3 a 36 mesi, suddivisi in tre sezioni a seconda della fascia di età. La sezione dei piccoli è situata al piano superiore. È accogliente, calda e molto luminosa, arredata con mobili e accessori adeguati all'età dei bambini e delle bambine ed è divisa in diversi angoli con diversi giochi. Il cestino dei tesori, incastri di vario genere e materiali, materiali naturali, pannelli sensoriali e materiali per il gioco euristico. La stanza dispone di un accesso diretto ad una terrazza all'esterno, dove i bambini e le bambine possono fare le prime esperienze all'aria aperta, con piccoli tricicli e materiali naturali. La sezione dei medi è grande e confortevole. È separata con una vetrata dalla sezione dei grandi. Gli spazi della sezione sono pensati per soddisfare i bisogni di movimento e di esplorazione dei bambini e delle bambine. C'è il gioco simbolico, attività individuali come i travasi con vari materiali e giochi con materiali di recupero che possono stimolare creatività dei bambini e delle bambine. Ci sono anche pannelli sensoriali. La sezione dei grandi ha una porta-finestra che dà accesso al cortile. L'ambiente è strutturato in modo da favorire la relazione tra piccoli gruppi, la concentrazione e l'autonomia nell'ambiente. Anche questa sezione è divisa in vari angoli. A portata dei bambini e delle bambine ci sono molti materiali, come piccoli vassoi per stimolare attività individuali di varie tipologie e l'adulto propone attività di manipolazione con vari materiali, di ritaglio, travasi e angoli per il gioco simbolico. Il nido è dotato di spazi comuni utilizzati da tutte le sezioni. All'interno la stanza del gioco motorio e della pittura. All'esterno, nello spazio delle altalene e della sabbiera, i bambini e le bambine trovano giochi che stimolano il grande movimento e l'esplorazione della natura, anche grazie alla presenza di terra, piante, fiori, fango e altri elementi naturali come pigne, legnetti e fili d'erba. Nel cortile i bambini e le bambine ritrovano alcune attività che svolgono all'interno, come la pittura e i travasi con gli elementi naturali, che possono essere farine, riso, terra e altre attività come giochi con l'acqua. Ci sono inoltre a disposizione tricicli e uno spazio per il gioco simbolico. Ogni sezione ha un bagno, uno spazio per il pranzo e una stanza del sonno. La cura e l'igiene personale del bambino e della bambina favoriscono un rapporto affettivo e individuale con l'adulto. Le educatrici accompagnano questo momento spiegando ai bambini e alle bambine ciò che avviene
e stimolano l'interesse e la partecipazione che gli permetteranno di acquisire una maggiore autonomia. Il nido è dotato di una cucina interna dove i pasti sono preparati seguendo una dieta stabilita da un nutrizionista. I momenti dello spuntino e del pranzo sono curati al fine di invitare i bambini e le bambine a fare da soli e da sole.